Si chiama Stefania Damiani, ha appena 15 anni, viene da Maglie. E lei la Miss Salento 1991. Stefania Damiani ha vinto infatti la finale del concorso svoltasi ieri nella splendida e verde cornice della villa comunale di Zollino. Studentessa presso il liceo linguistico, fisico ben modellato, alta 1,75 m, sogna anche lei, come tante, di diventare una top model e si definisce una ragazza bizzarra e simpatica. La manifestazione Miss Salento 91 è stata promossa ed organizzata dall'Amor di Roma e dall'agenzia Edonè di Lecce, Roma e Zurigo, con il patrocinio del comune di Zollino, e si inquadrava nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale della lotta alla droga, assieme alla finale di World Top Model svoltasi sabato scorso ad Otranto. Spettacolo per beneficenza, quindi, con l'incasso che è stato devoluto alla comunità Emmaus di Otranto. Miss Salento ha come scopo quello di avvicinare le ragazze salentine al mondo della moda e dello spettacolo, nel tentativo di scoprire talenti da avviare poi alla professione di indossatrice o addirittura di top model. Compito della giuria, presieduta dal sindaco di Zollino, Luigi Calò, è stato così quello di valutare le 13 candidate, non solo sotto il profilo della bellezza, ma anche per la loro personalità, simpatia ed eleganza. Le 13 concorrenti, 13 bellezze tutte salentine, hanno sfilato per 3 volte sulle coreografie della colombiana Jackie Adams, acconciate perfettamente dagli specialisti Tiberio Carrino e Prete Hair Studio, e preparate dalla visagista Maria Barzan. Tra una uscita e l'altra delle ragazze, la serata ha avuto momenti di spettacolo e musica, con l'esibizione al sax di Jimmy Santoro, con le canzoni di Leo Perrone, con le magie dell'illusionista Fabian, con la simpatia di Vincenzina Del Gizzi e con gli estemporanei interventi dell'attore e regista cinematografico Mauro Vestri. Assieme alle aspiranti Miss hanno poi sfilato a sorpresa anche delle mini Miss dai 4 ai 12 anni, che hanno ballato la lambada tra gli applausi. Le Miss del futuro si sono dichiarate agguerritissime e tutte aspiranti top model. Poi la proclamazione e la premiazione effettuate dal sindaco di Zollino e da Fiore Tondi, presidente dell'agenzia Edonè. Elette damigelle d'onore Angela Marra, 20enne di Galatina, e Stefania Della Tommasa, 18enne di Serrano. La Miss, come già detto, è Stefania Damiani, che vince un contratto di lavoro per 2 anni con l'agenzia Edonè e può sognare un futuro luminoso. Alle altre concorrenti i complimenti e gli applausi del pubblico e la possibilità di riprovarci, magari l'anno prossimo.